sul mio canale. Allora, oggi nuovo video e video di nail art, che sono stra contenta di ricominciarvi a fare i video di nail art sulle mie unghie naturali. Per chi è nuovi iscritti questo non lo sa, per i nuovi iscritti io tempo fa facevo i video di nail art anche sulle mie unghie naturali, però ovviamente usando solo gli smalti e basta, nient'altro. E quindi sono strafelice perché finalmente mi sono cresciute le unghie, vedete? Queste sono le mie unghie. A parte questa, vedete che mi è arrivata fino a qui, mi manca sto pezzetto per farle uguali a quell'altra, questa pure leggermente un po' più corta. E qui vedete l'unghia, questa è rotta proprio, mi arriva fino a qui, l'unghia mia naturale, quindi ci ho fatto, attaccato la tip e basta, non è che ci ho fatto tante robe. E ho messo soltanto uno strato, come vedete, tanto lucide, perché ci ho messo uno strato sottilissimo di gel base e in più lucido alla finale, che vedete, guardate quanto è lucide, soltanto per indurirmele, per cercare di non farmele spezzare, insomma, ecco. Qui ho messo, vedete, non c'è bombatura e niente, ho messo soltanto la tip, così mi tiene, con uno strato sottile di gel base e basta. E quindi sono stra felice di rifarvi questi video di nail art sulle mie unghie naturali. Infatti mi sono fermata un attimo con la copertura, poi dopo quando sarà, quando mi prenderà lo schizzo di farmi la copertura, ricomincerò. Allora andremo a fare una semplicissima nail art, proprio semplice proprio. Praticamente andrò ad utilizzare questo smaltino qui dell'Astra, questo bellissimo rosa, porpora, fucsia, non lo so come volevamo chiamare. Poi andrò a utilizzare questo qui alla fine di tutta la nail art, che è il top coat, questo effetto gel. Poi dei strass, questi più piccolini. E questo pennello ovviamente da passione unghie molto comodo, questo serve sia in punta per applicare le polverine che questi qui per applicare i strass, insomma brillantini, queste cosine qua, le pagliette eccetera. E quindi faremo una nail art semplicissima, tutta fucsia, insomma rosa, e nell'anulare andrò a applicare 3 brillantini nel lato. Poi comunque adesso lo vedrete meglio nel video, quindi vi lascio al tutorial. Qua ragazzi, allora questa qui la nail art finita, spero che questo rosa si vede bene, che a me mi pare da vedere, non vedo tanto bene perché c'è il cavalletto in alto, pare un rosso, invece è un rosa proprio fucsia, insomma questa qui la nail art, come vedete, è proprio semplicissima da fare. Ho ripreso anche, ho fatto vedere anche che faccio la seconda passata. Di solito la seconda passata quando faccio i video di nail art con i smalti non la faccio vedere perché tanto è inutile, no? però dato che comunque durava poco, dopo troppo poco il video, e ho fatto vedere anche che ho fatto 2 passate, insomma ho ripreso anche la seconda passata. Molto bellissimo questo colore, anche molto estivo, è una cavolata farlo perché come vedete mettete prima lo smalto trasparente, poi lo prendete un pochino con la punta di questo pennellino qua, prendete lo strass e lo applicate insomma dove volete, ecco. Questa qui è una nell'arte molto semplicissima da fare, molto carina e molto estiva, quindi se volete la potete realizzare benissimo. E niente, io vi saluto, spero che questa nell'arte vi sia piaciuta, anche se è stata una nell'arte molto semplice. Niente, io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!